Ragazzi, inutile fare i galletti, tra un po' cambia il tempo, arriva la brutta stagione, che però con un mezzo così diventa una bella stagione. Perché? Perché il Tree City è geniale, geniale! La versione rinnovata, andiamo a provarla adesso, perché sono venuto nella nuova sede di Motor Times qui a Legnano. Il Paolo Vino è di là, nello showroom, a trattare le moto nuove, scooter nuovi. Io sono nella zona officina, c'era qui il tender to Motor Times, giallo, potevo lasciarlo scappare, no. E allora, chiave dentro, già dentro, si mette il caschetto e si va a provarlo. Caro Pasquale, oh, andiamo a provare il Tree City, andiamo a provare il Tree City. Le tre ruote di Tree City sono la scelta ideale se non hai mai provato questo tipo di guida. Le due ruote anteriori si piegano in curva e ti offrono un senso di stabilità superiore. E con due pneumatici anteriori che fanno presa sulla strada e un ampio pneumatico posteriore da 130, il Tree City ispira fiducia su molte superfici. Con le sue dimensioni contenute, il peso ridotto e l'ABS di serie, il tre ruote di Yamaha aggiunge all'agilità da scooter una confidenza di guida e una sensazione di stabilità veramente superiori. Le ruote anteriori ravvicinate e compatte si muovono nel traffico senza problemi e il nuovo freno di stazionamento aggiunge un tocco di praticità. Raggiungere la città non è mai stato così semplice. Il Tree City è spinto dal motore a quattro tempi omologato Euro 4 di ultima generazione, dotato del sistema VVA, Variable Valve Actuation, per una maggiore accelerazione unita a consumi ancora più moderati. Il reattivo motore, anche da 155 cm3, mi piace ricordarlo, vi regalerà la potenza in più che serve in autostrada e tangenziale e renderà adatto Tree City alle breve e medie percorrenze. Ma il Tree City è ancora più pratico grazie alla presa da 12 volt nel retroscudo in un vano dedicato con cui si possono ricaricare diversi dispositivi. Cresce anche l'autonomia tra un pieno e l'altro grazie al capiente serbatoio da 7,2 litri. L'ampia e piatta pedana unita a una sella doppia lunga e di alta qualità assicurano la comodità, mentre grazie al poggiapiedi integrato e alla maniglia per il passeggero il Tree City è veramente costruito per due. Il look elegante e lo stile contemporaneo sono accentuati dal potente doppio faro anteriore a LED che illumina la strada da percorrere. Le frecce anteriori e posteriori integrate si fondono armoniosamente con la carrozzeria dinamica e per una maggiore visibilità nel traffico urbano questo nuovo veicolo a tre ruote di ultima generazione è dotato di brillanti luci di posizione a LED. Ci canti qualcosa? Sì. Questo look che sarà Village People, l'hai detto tu prima, sì. Tutto jeans, no, sembri uscito da un film degli anni 80. Dire vero, arrivo dal parrucchiere stamattina. E cosa hai fatto? La barba. Ah, ok, no, infatti. La barba. Dal parrucchiere cosa hai fatto? La barba. Barba, certo. E così di suo ha fatto partire la canzone YMCA, no? Al momento non capivo, poi mi ha detto questo gilerino sei troppo... Ah, se ti sei presentato così. Sto controllando se ho fatto partire il microfono, perché sai che io ogni tanto... Il mio ci ha pensato tuo? Pasc, quindi... L'hai fatto partire tuo? Funziona. Cioè, che fisico che hai. L'hai fatto partire Pasc, il suo? Non facciamo ste figure, che poi non c'è... Cioè, l'abbiamo fatto forse qualche volta. Il mimo. Che l'abbiamo fatto. Del mimo. Va bene. Senti, arriva la stagione, quella stagione lì che è il motociclista... Un po' cominciano a girargli, però qui c'è la soluzione, the solution. Eh sì, effettivamente Tree City è la soluzione, ma poi nelle città secondo me tutto l'anno, perché sì. Ormai è una realtà, cioè due ruote davanti per certe cose smelke one. Sì, sì, è vero, cioè, purtroppo è così. La caduta di che freni improvvisamente per evitare la signora che sta telefonando o il signore che ha visto un posto dall'altra parte fa la bella inversione a U. Di tutto, di più, ieri pomeriggio con la moto veramente, cioè un gatto nero. No. Si mi ha attraversato. Passalo Pasca, tuo gatto nero, Pasca, tuo gatto nero, ma taglio. Però è tornato indietro. Ah, perché? È tornato indietro. E lì mi sono detto, osti, non è che mi ha visto. E ha capito. È ritornato indietro perché gli portavo io sfiga. Si è toccato il gatto così, è andato via così. No, però hai ragione, perché ormai è troppo, l'imprevisto è troppo. E lì ho fatto una frenata micidiale, e tutto proprio improvviso, e tutto sommato, cazzo, cioè, non succede niente. Io mi metto nei panni, io un minimo di esperienza ce l'ho, però mi metto nei panni di magari qualcuno che non ha l'esperienza che può avere chi è sempre andato in moto, chi magari
ha paura con questo mezzo se la può dimenticare. Poi dopo, per carità, bisogna sempre stare attenti, certo, ovvio, assolutamente, però la sicurezza migliora tantissimo, certo, aumenta tantissimo. Senti, mi hai dato la parola il 125, perché il 155 sta lavorando di brutto come test drive, esatto, nella sede di Saronno, dove c'è tua sorella, che avrei preferito vedere lei, come sai, però va bene. È ferie. E via? È ferie. Vabbè, allora meglio qua. Un po' di vacanza. Allora meglio qua oggi. Però sarei stato curioso di provare il 155, perché lì è stata una bella svolta, perché evidentemente i limiti che purtroppo tangenziali, autostrade, non capiremo mai. Poi dopo con l'avvocato Marsico proveremo a capire se il 125 libereranno la possibilità di andare in autostrada o meno, perché è l'unico posto in Europa, l'Italia, dove c'è ancora il 151 in poi in autostrada o superstrada. Però effettivamente 155 sul Tri-City rispetto a 125 ha un po' più di motore, sì, un po' più di corpo. Non nasce per fare autostrada, dai, anche se no, io lo sai che lo usavo, sì, per andare fino in Liguria, perché è stracomodo, vai, vai, sì, pianino, no, ma vai. Fare la Serra Valle, sì, sotto l'acqua con due ruote davanti. E beh, vuoi mettere? Gratta il cavalletto. Certo, in lotta con i tir e via. Però, senti, ripara. Quello che ho detto guidandolo, sempre che si sia sentito, non lo so, ma il testo che noi facciamo sempre dopo, è che la cosa bella di questo mezzo rispetto agli altri mezzi che ho anche avuto, no, mezzi della concorrenza, è che non ha quella pesantezza dell'anteriore, no, che hanno gli altri. E poi ti faccio una domanda. Tu quando lo guidi ti rendi conto di avere due ruote davanti? Per fortuna che l'ho detto prima. Io l'ho detto prima, perché altrimenti uno dice, beh, l'hai detto dopo che ti ha detto Paolo Vino. Io, come sai, questo lo conoscevo, ma dico sempre le robe quando lo guido. E ho detto, la sensazione che avrete è quella di avere una ruota, di avere un avantreno tradizionale. In realtà avete un avantreno molto più sicuro, perché il doppio appoggio è un'altra roba. Sì. E questa lo capisci solo guidandolo. Sì, sì, dici, no, ma non può essere. Invece è proprio così. No. Sugli altri te ne rendi conto. Sono pesanti, no? È una sensazione diversa. Questo qua è contenuto nel peso e funziona bene. Può essere guidato anche dalle persone che sono più leggere. Cioè, comunque una donna, sì, 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 su un mezzo di questo genere che non ha la patente della moto, il 125... è per esempio perfetto. Preciso, per portare i bambini, insomma, a scuola, sì, in città. Tu pensa, bella, avere, scusami. Pensa avere, cioè, voglio dire, la sicurezza, porti tuo figlio dietro, due ruote davanti, cioè, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Cambia assolutamente. Poi con delle misure ragionevoli, no? Razionali, sì, ragionevoli, per, sì, un, sì, utilizzo, sì, 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 logico. È l'ingombro alla fine di uno scooter normale. Sì. Va bene, bella la strumentazione, che non credo sia variata di molto rispetto al, no, al modello precedente, no, no, però comunque tutte le indicazioni che servono, ben, ben visibili, pochi ritocchi che sono anche difficilmente riconoscibili. Ha fatto dei colori molto particolari, molto carini, a me piacciono, ha fatto il giallo e l'azzurro, che sono molto belli come colori, soprattutto che si vedono, che è una cosa importante. E questo scooter qui lo vediamo equipaggiato con il kit touring. Okay. Kit touring è parabrezza e baule da 40 litri. Okay. Perché invece di serie esce senza il parabrezza alto? Esce, cioè, con un vetro sport. Ok. Piccolino. Per fare il chilometro lanciato. Esatto. Ti metti giù in carena. Col vetro sportivo va un po' più forte. Sì? Sì. Quanto fa di a palla quanto tira? Con, ti piace così, a palla quanto tira? Dietro la scia di un pullman riesce ad arrivare a 113-114 ore. Davvero? No, sì. Beh, io di passo tenevo i 90 in autostrada. Sì, sì, sì. No, e poi ti devo raccontare una cosa velocissima. È venuto qua un cliente proprio a Legnano 2 settimane fa con un 155 che gli ho venduto l'anno scorso. Mi fa, dai, voglio prenderlo, lui ce l'ha bianco, dai, cambio colore, che prezzo mi fai? Ho detto, ma come vuoi cambiare? Te l'ho dato l'anno scorso. E ho fatto già un po' di chilometri. Tipo? No, e io ho detto, no, quanti chilometri puoi aver fatto, no? Fa, 80.000. Ma dai, che detto, non prendere in giro, 80.000? No? Sono venuto fuori a guardare i display, 80.000 chilometri. Mi fa, io guardo, 80.000 sono in giro, sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, perché non ho la macchina, lavoro in giro con il mezzo e quindi ho fatto questa strada. Mi fa, io poi vado piano, però io vado massimo 75-80 all'ora, faccio 10 euro di benzina, 320 chilometri, sono più di 50 chilometri con un litro. Meraviglioso, incredibile. Magari parabrezza alto, sì così come questo, così, allestito touring, viaggio così. Da viaggio l'ha incredibile. Lui proprio ci lavora, è affidabilissimo, perché zero problemi ha avuto. Lo voleva cambiare perché però 80.000 chilometri che gli ho... Ti chi interessa? Diamo? Ma no, ho visto uno con un Benelli, secondo me possiamo fare un affare. No, però io piglierei subito. Anch'io conosco l'avvocato Bordini, che è anche un tuo cliente, che ce n'ha un altro anche lui e non riesce a staccarsi. Avrà fatto, credo, lui 60.000 chilometri, mi ha detto, non faccio manutenzione, niente. Funzionano veramente bene. Parlaci un po' di prezzi. Allora... Vanno sotto sella? Come si...
che non me lo ricordo. Giri più. Bravissimo, sinistra. Cosa c'è sotto? Ma che bello. Porta casco. E lo scooter, come vi dicevo prima, questo è il kit touring e ci sono delle promozioni in corso adesso per chi lo acquista entro l'anno, che sono il kit touring scontato, quindi del 50%, quindi anziché un valore di circa 400 euro lo si porta a casa con 200 euro nel prezzo. Lo scooter 125 costa 3.890 franco concessionario e il 155 siamo a 4.390. Ciao. E il quanto hai detto, scusami, sono stato su 4.390 il 155 3.890 invece il, okay. Il 125 e il c'è un pagamento a tasso zero fino a 3.000 euro 30 mesi una rata che viene circa 110 euro così almeno anche perché io ho già perso pagamenti 30 mesi Sì, no, circa 110 euro al mese con un anticipo per arrivare alla differenza che costa il mezzo 125-155 che è molto interessante. Beh, mi sembra assolutamente il momento giusto per fare questo tuo acquisto e poi magari a chi prende quello gli fai provare il tre ruote quello là. Eccolo lì è un signor tre ruote. Si vede, si intravede. Sì, ma si vede. Si a me intravede. Non me la fai provare, io lo so che non me la fai provare. No, arriva. Se fosse Cereghini la fai provare. Io lo so che ti comporti così. Va bene. Ok, ragazzi, date retta a un cretino che sono io, non è lui. Fate un salto a provarlo. Se volete provare il 155, andate da sua sorella Saronno. Andate da sua sorella Saronno. Oppure fate un salto a Legnano. Questa settimana è in ferie però. Vabbè, ma non sa, magari quando la replica, non è che è sempre in ferie, ci sarà. Andate lì, lo capite subito se c'è o no. Sì, perché c'è tutto un altro colore. Però c'è anche il papà, occhio. E invece se volete provare il 125, però dovete rendervi conto, perché veramente vi risolve una marea di problemi, divertite, e poi costa poco, giusto? Sì, assolutamente contenuto. Va bene. Benelli, tutto bene con Benelli? Non lo so, abbiamo visto sei sigarette. C'è movimento. Era atteso. Motor Times, Legnano e Saronno. When I'm so mad, I'm on the road again. I'm on the road again.